Kika Beats. Ciao, vediamo cosa succede, va. Kika Beats. Esagerato. Casual Nerd Night, vediamo un po' cos'è. Ciao e benvenuti su Playmate, ma soprattutto alla prima Casual Nerd Night. Questa sera alla facciata di Minecraft noi ci spariamo un torneo fratricida a Worms Battleground. I più grandi giocatori da qui a Casal Pusterlengo si sfideranno in una battaglia Casal epica a suoni di bombe atomiche e lombrichini che si muovono sulla terra gaiamente. Mattia, presentaci i giocatori. Grazie Dave. Partecipanti. Perché è saltato così? Cioè, cosa è successo? Cosa stanno facendo questi ragazzi? Matteo T. Poi Chris P. Disoccupato, ragazzi. Magari può migliorare. Lui? Lui è Dario. Paralizzato. Ah no. Dario frigorista. Ragazzi, 16 anni fa frigorista. Bene, la prima domanda che faremo ai nostri tre concorrenti è: cosa ti ha spinto a partecipare a questo torneo di Worms? Vai! Ma sinceramente sono venuto qua perché eravamo tra amici e ti conosce ancora una figata serata di Worms qui a Castelletto. Dove le trovi? Castelletto. Voglio portare il verbo del prodigioso spaghetto, ecco, volante. Cosa? Dare saggezza. La stupidità del gioco. La stupidità del gioco. Signore e signori, grazie. Qua stiamo facendo qualcosa di veramente serio, penso. Eccoli qua, i tre personaggi che si stanno sfidando. Ah, ma è questo qua Worms? Sì. Avevo capito fosse... Cosa ti ricordavi? Non lo so, non era quello con i cavalieri, le spade, online. Vai! Invece no, ecco che spunta un omino con i capelli ricci, urlando. Peccato un cazzotto dopo essersi messo una bandana in testa. Esploso. Direi che parte bene. Parte bene. Questo qua dovrebbe essere Crispy. Siamo quasi tipo l'inizio di un panino del McDonald's. Crispy. Crispy. Lancia la grande testa, esulta. Ma quel verme c'ha un cappello da palombaro. Tra l'altro fantastico. In modo è morto veramente male. Morto veramente male. No, c'ha proprio un cappello da palombaro. Sì, sì. Verme col cappello da palombaro. Di cui uno è morto prima, abbiamo visto. Questo qua è Matteo T. Che sarebbe... Matteo T. L'omino lì sopra. E quello in alto a sinistra. Sta studiando, secondo me, la tattica migliore per poter... Una mina. Beh, direi ottimo buttarsi una mina in faccia, no? E adesso la mina in faccia a loro. Lui sta dicendo di fare il salto in alto. Non c'è Yuri Keki. Ecco, pam! Direi... Che cazzo è venuto qua a fare a prenderle davvero? Complimenti, bravo, Matteo T. Bravo, ma non bravissimo. Vediamo qua che abbiamo in ordine la squadra azzurra, poi la squadra rosa e infine eccoli Dario che è stato eliminato. Ci credevo tantissimo a lui. Io ci credevo un sacco questo ragazzo qua perché quando... Oh, la prima qualificazione è stata una bomba! Passiamo ai prossimi giocatori! Saltando. Ed è ancora lui! Passa subito a presentarti partecipanti. Non è cambiato nulla in tutto questo. Tra l'altro di e qua abbiamo Matteo P. Perché lui con la frigorista anche lui, per tutto. Hai visto? Sì, sì. Abbiamo gli unici due frigoristi di 20 km. Daniele F, pizzaiolo. Penso che siamo fratelli. Ma lui è dall'Australia lui. Ecco qua, un personaggio romano, Stefano S. C'ha la pelle cameriere. Cianotica. Sì. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo torneo di Worms? Domanda. Vai. Voglio conquistare Marte. Ho deciso di partecipare a questo torneo di Worms perché a settembre inizio università, adesso faccio cameriere ma so che avrò un futuro. Io vado e riuscirò a conquistare l'Italia grazie alla mia truppa di vermi e imparerò a dominare tutti. Bravo, dominerai tutti. Sono qui perché voglio dimostrare a tutti che i vermi che ci sono nella mia pizza sono i più forti di tutti. Secondo me hai acquistato un sacco di clienti con questa frase, pizzaiolo. Dopo vi faremo sapere in che pizzaia è. Ecco qua. Va bene, ricominciata la partita, vediamo qua il fungo. Stefano Simonotti, Stefano S. Tassi, mi stavo chiedendo una cosa. Sì. Ma dov'è che è ambientato questo gioco? Cioè non capisco. Ma penso sia una barca distrutta. Cioè una roba. Una barca. Ma perché sti vermi si devono lanciare granate in una barca distrutta? Cioè ci sarà un motivo di... Perché devono. Adoro l'odore del verme fresco. È apparso qualcuno sopra. Adoro qualcuno dicendo odore. L'odore del verme fresco la mattina. Non ha fatto un beato cazzo. Questo è puro, no. Non ha fatto un beato cazzo. Ha lanciato una granata così.
Comunque penso che sia un gruppo di vermi che vuole conquistare un vascello marcio. Vogliono... Beh, meglio di conquistare Marte. Esatto, di prima, esatto. Che... Potrei dire, voglio conquistare un vascello marcio. Così. Lui difende. Sì! Dopo... Tanto esulta prima di colpire. Fantastico. Cioè, sapeva già che cosa avrebbe fatto. Non se ne sapesse che ha avuto culo prima, nato a vendicarsi. Questo... Vediamo qua. Questo va il turno. Questo va il match degli occhiali scuri. Questo va il turno di uno che si è nascosto. Qua c'è un momento. Questo va proprio è. Un momento da bastare. Che cattiveria. Ecco qua, era il turno di Daniele F. Ricordiamoci i vermi della sua pizza. Esatto. E ha sparato un razzo nel culo a uno dei carni avversari. Qua tutto tutto quanto più veloce. Potremmo cominciare a parlare come le pubblicità dei farmaci in questo momento. Sta succedendo qualcosa di stranissimo, non capisco. Ricordate che oh, è finita la partita, abbiamo sempre, come al solito. Risultati contro, è stato eliminato. Dario, non è Dario, sai, Matteo P. Matteo P, il frigorista. In questa fase è stato un massacro, passiamo alla prossima battaglia. Ed è ancora lui. È tutto velocissimo in questo momento. Siamo già a Simone S. 17 anni. A 17 anni già qua. Sguardo da gangsta. Alessio F. Che invece anche lui è pizzaiolo. Penso che sia il fratello di quello prima. Però. Esatto. E qua abbiamo Andrea M. Asganaway. Autista. Massimo rispetto per la maglietta. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo torneo di Worms? Stessi movimenti. Ho partecipato a questo torneo perché so che col monte premi in palio mi posso pagare una logopedista per poter guarire la mia RMO. Ecco, anche un po' più di pathos, secondo me. Il mio cognome è Savoini. I Savoini sapete che possiedono tutto, no? Dalle pasticcerie ai concessionari, alle raccoglie di... Ah! No! Ha detto delle cose tremende. No, qui bisognerebbe censurare queste cose. Chi è che l'ha fatto entrare? Beh, comunque penso che voglia conquistare il mondo. La mia gerarchia. Guarda il microfono. Per far vincere la mia squadra di vermi. I miei vermi conquisteranno il mondo. È vero, i tuoi vermi conquisteranno il mondo. Vorrei sapere anche dove si trovano. 3, 2, 1, Vediamo. Ok, il turno di Alessio F, il pizzaiolo, il nostro pizzaiolo sceglie un jetpack. Un jetpack. Vola, si c'è. Ok, ce l'ha fatta. Va lì. Il nostro solito amico con il fratello. La palombara. Bang bang motherfucker, ha detto. No, è troppo serio. Che cazzi veri, ragazzi. Tanto con un pato ce l'ha detto. Ah, ricordiamoci, questo qua è quello delle raffinerie. Lui è il nostro Savoini. Secondo me gli farà una cascata di cocaina in testa. Ma non si dicono certe cose. è possibile. Siamo in TV, no? In TV, no? Sì, siamo in TV. Ecco. Ma che mossa tattica, cioè così lo annega. No. Invece no, è rimasto lì con la testa appunto fuori. Il palombaro. Non aveva il cappello. Io, ragazzi, tipo sempre palombaro. Niente da fare. Io sono dalla parte del palombaro. Non so perché, ma quel fascio. Lui si attacca. Il fatto che poi vanno stacco e muoiono lo stesso. Questa mina piace un po' tutto. Sta pensando. Hai visto? Uscito da 45 secondi, ma noi non li abbiamo. Esatto. Dai, Andrea. Stiamo annoiando, la gente sta e vediamo che ma si è teletrasportato. Non sa neanche lui che cazzo ha fatto. Bene, ed è di nuovo, siamo andati velocissimi con questa telecamera qua, stiamo veramente facendo cazzoni, quindi guarda su lupo e 5 3 2 1, Sandro, partita, dai, finisce la partita, non finisce più, è la stessa scena di prima, io l'ho vista già questa. Wow, finita la partita, abbiamo sempre i soliti vincitori. Complimenti a montaggio e eliminato il nostro raffinatore. Mi dispiace per te. Adoro l'odore del pesce la mattina. Ecco. Del pesce? Ma tra l'altro cosa stava facendo il microfono? Adoro l'odore di verme la mattina. Non si può dire, passiamo alla prossima. Grazie Dave. Passo subito a presentarmi i prossimi quattro partecipanti. Quattro partecipanti. Ecco, abbiamo un giovanissimo. Che ha delle speranze. William. No, William. Si chiama Dennis. Perché dici lui? Questo mi sembra uno veramente cattivo. C'ha una sigaretta in bocca. Lui ha tra l'altro questa specie di rallenti che però l'ha fatto da solo. Lui sta togliendo la formula dal pittore. Lui è dispiaciuto. Sì, ha
Cosa ti ha spinto a partecipare a questo torneo di Worms? Vai! Così, tanto per allora partecipare, per giocare un po'. Alla fine conosco Sandro, proprietario del Music Inc. E poi chi ti conosce? Pestare Vermi piace un po' a tutti, diciamo le cose più. Penso Pestare Vermi. Allora. Io mi sono, diciamo, ritrovato in questo ritrovato. Torneo di Worms, che conosco un mio amico che ha portato gli amici però sì. Torneo. Sono venuto qua a trovarlo e mi ha chiesto di voler partecipare, dato che comunque piace Worms e di giochi e così. Allora, insomma, la gente sta anch'io stasera. Esatto. Questo torneo qua mi ha spinto a partecipare più che altro il fattore della promotion per il promotion web. Chi gli ha detto che c'è la promotion web? Gamer come me appassionati, pronti a sfidarmi e io pronto a distruggerli. A distruggerli signore e signori. Qui c'è dalla cattiveria. Ah, proprio. Three, infatti notate il 4 faccia da gangsta. Ok. E qua e partiamo Lorenzo. Proprio con quello che vuoi. Partiamo con Lorenzo che è già imboscato. È già nascosto. Già è lì. Un buco con un trapano. Vediamo cosa. Si cerca qualcosa di intelligente. Anche l'indicatore si è stufato. Comincia a puntare. Dice: oh, si teletrasporta. Io. Non è possibile. Cioè, noi vorremmo vedere un po' di esplosione. Ora. Una piccola. Ora. Mi sta dicendo? Ora. Penso che abbia detto che distrugge tutti. Comunque. Solo che non era capace di tenere il microfono in mano. Sei nascosto, è vero, coniglio. Ma Lorenzo The Rabbit. No, vulcano. Qua è un vulcano. La location è cambiata per 4 giocatori. No, perché ho lanciato la granata. Ma cosa serviva sta mossa? Perché ha fatto una roba simile? Ha lanciato a caso, a caso. E adesso bisogna calibrare. L'uomo con la sigaretta che dice di conoscermi. Ma l'uomo con la sigaretta. Se vince lo conosco. Esatto. Io lo conosco solo se mi saluta la prossima volta. Mi dice monete. Ma le monete penso che servono ad acquistare. Le monete. Salta, dopo ti saltare. Salta. Ma lo vedo convinto per 5 cose. Sì, diciamo che è talmente strategico che non è. Cioè, attende il tempo di esplosione della granata. Anzi, qui abbiamo un pro. Guarda. Questa non so se è culo o no, cosa questa te la ricorderai. Ce la ricorderemo tutti per sempre questa mossa. Ma tutti ce la ricorderemo questa mossa. Ma dici per che sempre. È culo o l'ha studiata? Secondo me è studiata. Questo ragazzo qua. Let's see what a casino. Ha gli occhi scavati per questa di Worms. Il nostro amico Simone Lombaro. Va. È cattivissimo. Cioè, Simone con questa velocità. Asino di cemento. Asino di cemento. Io penso il che nome lo, mi piace. Io penso che lo stia utilizzando. L'avrei utilizzato anch'io. Lo sta utilizzando. Perché se lo sta lanciando in testa? Se lo sta lanciando non in ci testa. Posso credere. Se lo sta lanciando in è testa. È meraviglioso. Se l'ha lanciato in testa. Se l'ha lanciato in testa. E risulta lo stesso tutto questo. Beh, alla fine si scopre con qualcuno. No, questo non me l'ha scoperto. Questo lo sta scoprendo. Ma nemmeno noi di questa espressione. Sometimes si è fatto molto male. Se ci da solo è anche dispiaciuto. Ha visto anche il nostro Dennis. No, va bene, ok. Chi la vuole? Tutto veloce. Ricomincia. Il momento velocissimo. Razzi a caso. Velocissimi. Vengono usate armi a caso. Funi che non vengono utilizzate. Gente che annega ed esplode. C'è una bravura qui. Un jetpack incredibile. Mi chiedo questi giocatori dove l'abbiamo trovato. Salta, affoga pure lui, esplode. Winners! Abbiamo pure dei vincitori. Abbiamo vincitori. Abbiamo vincitori. Wow, eccoli qua. Lorenzo e Alessio. Sono eliminati Simone e Dennis. Le qualificazioni non potevano chiudere su meglio. Contento, distruzione totale, ragazzi. Ragazzi, giocare con voi è stato fantastico. Se la cosa vi è piaciuta, lo sapete, un pollicione qua sotto e iscrivetevi al canale. Ci trovate anche su Facebook alla pagina Playmate Videogame. Un grazie infinito al Music Inc. che ci ha ospitato come sempre. I ragazzi grazie sono stati Sandro. Fantastici. Se vi va, iscrivetevi anche al canale Fiume Tal Nerd, dove trovate me e ma un sacco di altra gente. Leggendo queste cose, ragazzi, se l'hai imparato giocare modo. Con voi è stato no, magnifico. Continuate a seguirci. Sono sicuro che mi sto dimenticando qualcosa, ma dalla regia me lo faranno sapere, vero? No, non ti faremo sapere nulla. Ve lo diamo noi. Ve lo diamo noi il gameplay. Alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao. È stato bellissimo. Da Taze e Sandro. Bella. Bella. Casual Nerd Night. Vi aspettiamo alla prossima.